coloro che ci guardano, è Eugenio Dorio. Eugenio, intanto se senti. Parla, parla. Mi sentite? Ok, sentite? Sì. Buonasera. Eugenio dovrebbe essere qua stasera, ma per motivi familiari non ha potuto esserci. È un biologo forense, è una mente, cioè riesce a trovare sempre il filo giusto per tutto. È anche un criminologo, che lui non vuole che lo dico, però è la verità. Di qualcosa anche tu. Vabbè, diciamo, allora, innanzitutto io ringrazio per questo invito, sono onorato e sono davvero molto dispiaciuto per non essere lì, purtroppo, proprio in questo momento del mio papà sta subendo un'operazione. Quindi, ecco, proprio poi ci vuole il capo, l'associazione Il Coraggio oggi mi dà questo premio per il quale sono onorato, e proprio questo nome io spero possa dare la giusta carica empatica, perché purtroppo quando ci si trova in tutte queste situazioni familiari, chiaramente la salute dei cani blocca un attimo tutto, però io ritorno, diciamo, le scuse per non essere lì oggi con voi, ma sono altrettanto allo stesso tempo onoratissimo di ricevere questo premio. Io non penso di essere stato assolutamente una persona coraggiosa, forse mi definisco una persona testarda. Testarda perché faccio il mio meglio, una volta anche in maniera molto consistente, per cercare di massimizzare quelli che sono i nuovi supporti che le tecnologie scientifiche, la farmacogenetica e le scienze criminalistiche in genere possono offrire alla giustizia, a prescindere da quale sia la parte, della difesa, la parte dell'accusa. Noi dobbiamo cercare di dare dei mezzi affidabili per una società migliore. E questo è quello semplicemente che io cerco di fare, per cui che questo mio modo di essere, questo mio lavoro sia stato notato da voi, io non posso che essere onorato, vi ringrazio davvero per voi. Grazie a te, adesso Sabrina ti leggerà la motivazione, però ti do una più, così tanto la do anche agli altri. Anzi, la più potrebbe darla a Maria Stella, che è lì che guarda e non parla. Dagli la più del 27 di maggio, 28 e 29 a Napoli. Ah, sì, parto in presenza, sono Maria Stella, anche io mi scuso se non sono lì, però non potevo proprio. Allora, Eugenio, tu sarai i nostri, quindi devi esserci, a Napoli, a Scampia, perché come sai io e Marinella amiamo andare dove nessuno vuole andare, amiamo guardare le cose che agli altri fanno paura, e tu dovrai essere con noi, con quei ragazzi, 26 e 27 di maggio. Quindi sei in però non vedo che non ecco, per le cose ti portiamo giù la pergamena. Io lo segniamo. Leggi. Allora, se le motivazioni sono perché con il suo lavoro, la sua determinazione, riesce a risolvere anche i casi più complicati, dando la voce alle vittime. Grazie. Sarà spiegato, sì. Cioè non ho portato io, ma volete.